il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Buona giornata, carissimi amici. Anche oggi mi rivolgo come saluto con questa bellissima espressione dal Vangelo secondo Giovanni, perché noi come comunità Koinonia Giovanni Battista in tutto il tempo di Natale ce lo diciamo come saluto e tutti gli altri giorni dell'anno diciamo Cristo è risorto. Allora oggi, domenica della Santa Famiglia, accogliamo la parola del Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetti 41-52. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, risalirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Amen. Carissimi, è molto interessante il Vangelo che oggi la liturgia ci dona, oggi in cui ricordiamo la Santa Famiglia. Ieri abbiamo festeggiato il Natale, la nascita di Gesù, e oggi, il giorno dopo, ricordiamo Gesù che ha 12 anni, quindi vedete che crescita molto veloce che ha avuto. È un'occasione in cui questa famiglia va a Gerusalemme per la festa di Pasqua, come era consuetudine ogni anno salire al Tempio. Accade questo evento, che noi tutti conosciamo, in cui prima di partire Gesù si ferma e si intrattiene nel Tempio, sta con i dottori e i maestri della legge, ma i suoi genitori non se ne accorgono. Se ne accorgono troppo tardi, tornano indietro e ormai sono già passati 3 giorni. Ecco allora qual è il dialogo tra Gesù e i genitori. La madre gli dice: «Perché ci hai fatto questo, figlio? Io e tuo padre eravamo nell'angoscia perché ti cercavamo, non ti avevamo perso, non sapevamo dove eri». Quindi è una domanda lecita: dove sei stato? È quasi un rimprovero. Gesù, ti sei allontanato da noi senza dirci nulla. Almeno potevi dirci dove eri. Noi eravamo convinti che eri insieme agli altri nella comitiva. E Gesù risponde: «Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio». Amen. Ecco che abbiamo uno dei pochissimi, se non l'unico, episodio di Gesù ragazzino. Ieri era Gesù bambino, oggi è Gesù ragazzino, 12 anni, che sappiamo che per Israele l'età di 12 anni è l'inizio dell'essere adulto, dell'età adulta, in cui l'uomo inizia ad avere un approccio con la scrittura, con la Torah, con la legge, a studiare le prescrizioni, ad adempiere certe normative,
Gesù in qualche modo inizia ad essere adulto e nell'essere adulto fa qualcosa che i genitori non avrebbero pensato. Inizia a dedicarsi, lui dice, alle cose del padre suo. Allora la domanda è: perché Gesù si distoglie dalla sua famiglia, questa santa famiglia, se ne sta da solo e dice che deve occuparsi delle sue cose? In realtà siamo in tempo di Natale, oggi è il primo giorno dopo il Natale. Se rispolveriamo i Vangeli e prendiamo Giovanni 3, l'Evangelista dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, Gesù Cristo, perché chiunque speri in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Ecco che Gesù, già all'età di 12 anni, dice: io devo occuparmi delle cose del Padre mio. Ma non sono tanto le scritture, perché è una prima lettura molto, ma molto superficiale. Potremmo dire: ecco che Gesù doveva fare, compiere la sua missione, è andato a farsi conoscere al Tempio da tutti i maestri, è andato a far vedere chi era. In realtà non è così, perché Gesù, pensate, è in mezzo ai maestri nel Tempio, li ascoltava, li interrogava e parlava della sua parola, delle profezie, della sua venuta. Attenzione a non spersonalizzare anche oggi la figura di Gesù. Gesù è nel Tempio perché sta cercando ciascuno di noi. Noi lo cerchiamo, dov'è? Quante volte? È venuto a Natale, ma dov'è Gesù? Ma è sceso o no? Ma io pensavo che fosse venuto chissà in che modo e lo cerchiamo. Ma in realtà è Gesù che viene in cerca di noi. E il Tempio era il luogo per eccellenza della fede di Israele. Ecco perché Gesù va al Tempio, perché lì va in cerca di ciascuno di noi, va in cerca dell'uomo, è venuto a salvarci. Non siamo noi che cerchiamo Lui, fratelli e sorelle, è Lui che cerca noi, è Lui che ha qualcosa da dirci. Li ascoltava e li interrogava. Allora facciamo come Maria, che ha custodito tutte queste cose nel suo cuore. Accogliamo Gesù che è venuto a cercarci, che è al nostro fianco. E noi molto spesso diciamo: ma dov'è? Ma non lo vedo. Ecco lo slogan di oggi: perché lo cerchiamo? Dio è già con noi. Fratelli e sorelle, è Dio che viene in cerca di noi. È Dio che è sceso dall'alto, diremo, in un modo figurato. È sceso dal Padre per venire in cerca di me, di te, per donarci la vita in abbondanza, la misericordia sua e non il giudizio e non la condanna. E allora accogliamo Gesù che oggi mi ha trovato. E le diciamo: grazie Signore Gesù per la tua presenza. Grazie perché tu oggi vuoi fermarti a casa mia, a casa nostra. Oggi giorno della Santa Famiglia vuoi fermarti nelle nostre case. Signore, grazie perché quando tu vieni, passi e ti fermi, porti una nuova vita, porti le cose nuove. Proclamiamo che in questo Natale tu stai facendo nascere qualcosa di nuovo, qualcosa che stavamo attendendo. Grazie perché tu sei davvero fedele e mi doni di sperimentare insieme a quelle della mia casa che tu sei il Dio misericordioso, il Dio che è amore, che è venuto per salvarci e per donarci la vita nella pienezza. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, che il Signore ci benedica e ci doni di fare questa esperienza. Gesù è già con noi. Non andiamo chissà dove a cercarlo, è nella nostra vita. Grazie che mi avete accolto, un caro saluto da parte mia e da Strona, dove sentite le nostre campane. A domani, ciao! Oggi è
Salvatore, oggi è nato per noi il Salvatore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Oggi è nato per noi il Salvatore. Davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Oggi è nato per noi il Salvatore.